Trasseno, che può sembrare una parola molto difficile da accettare, soprattutto per un uomo, ma è fondamentalmente una etichetta che dobbiamo in qualche modo scrollarci di dosso per cercare di fare un inno alla vita, cioè quello di prevenire quello che potrebbe essere domani un qualche cosa di molto importante da controllare e curare. È Stefano Saldarelli, 49enne, pratese, il testimonial della campagna Nastro Rosa della LIT di Arezzo, dedicata quest'anno ai tumori al seno maschili. Stefano scoprì casualmente nell'estate 2017 di avere un tumore dopo che la moglie notò un rigonfiamento all'altezza del capezzolo sinistro. È stato preso per tempo grazie a mia moglie, che se ne è accorta nell'estate del 2017 e mi ha obbligato, letteralmente obbligato, ad andare a fare i giusti passi per poter fare gli accertamenti necessari. Grazie a questo, al dicembre del 2017 sono stato poi operato, ho fatto un percorso di chemioterapia e oggi sono qui a raccontarvi questa storia, perché ci tengo a farlo, perché ritengo che questo sia un percorso importante che tutti quanti voi dovete conoscere. La 26esima edizione della campagna, che prevede un mese di informazioni e controlli, prenderà avvio con l'inizio di ottobre. Noi solitamente prolunghiamo questo periodo fino anche a dicembre, gennaio, febbraio, perché per poter accogliere tutte le persone che vogliono venire, che dovrebbero venire da noi a fare le visite di screening. La LIT di Arezzo ha infine rinnovato anche quest'anno la collaborazione con l'Istituto Senologico di Arezzo, centro che fa affidamento su strumentazioni all'avanguardia di alto profilo tecnologico per lo studio della mammella e che per tutto il periodo del Nastro Rosa garantirà esami a tariffe agevolate e in tempi rapidissimi. È bene che le donne comprendano l'importanza di fare prevenzione. Prevenzione vuol dire sottoporsi ai controlli in maniera regolare, costante, autopalpazione e soprattutto prendere coscienza con il problema, prendere coscienza con la malattia, parlando con persone competenti, persone esperte che sapranno dare tutte le indicazioni.